Ed esco con un altro video, io sono Issam e oggi sono molto entusiasta di farti vedere le nuove cuffie della Hailu, le S35ANC con cancellazione attiva del rumore e mi sento davvero gasato perché mi sento di aver trovato una perla per quanto riguarda la qualità e quello che offre a un prezzo incredibile, ovvero meno di 40 euro con il coupon sconto che ti lascio nella descrizione del video. E devo dire che il prezzo l'ho scoperto per ultimo e mi ha sorpreso davvero parecchio. Comunque lasciamolo a parte e andiamo in ordine a vedere che cosa offrono queste cuffie in quel prezzo. Nella scatola abbiamo il manuale di istruzioni in varie lingue, compresa la lingua inglese, ma esclusa la lingua italiana purtroppo. Comunque è molto semplice da utilizzare. Abbiamo anche due cavetti, un cavetto di ricarica USB USB-C per ricaricare la batteria integrata, che sorprendentemente dura addirittura 50-60 ore provate proprio durante il mio ultimo viaggio a Dubai. Tra l'altro è stata una buonissima occasione per provare la cancellazione attiva del rumore, che è sorprendente ed è talmente forte secondo me che a qualcuno non piacerà, specialmente durante un viaggio in aereo, perché si cancella totalmente il rumore dell'aereo, ti senti completamente isolato. Ma io personalmente ci ho messo un po' ad abituarmi, perché l'attenuazione del rumore, o diciamo cancellazione totale del rumore, accompagnata alla depressione che ho sperimentato specialmente nel volo di andata, dove probabilmente avevano avuto qualche problema con la pressione dell'aereo. Infatti avevo un sacchetto di patatine che è scoppiato, però generalmente una depressione si riesce a compensare, ma continuavo a voler compensare perché sentivo una stranezza nell'orecchio. In realtà era la cancellazione del rumore attivo che mi dava questa sensazione. Ovviamente si può disattivare, ma non solo. Queste cuffie, oltre ai pulsanti che si trovano sul lato destro dell'altoparlante, hanno anche un tasto touch che io ti raccomando di utilizzare con tutte e due le dita, perché quando è attiva la cancellazione del rumore, magari arriva qualcuno, ti sta parlando, puoi appoggiare le tue dita sopra qua, che touch, e inizi a sentire l'ambiente. Questa è la prima modalità che ti fa passare l'audio da fuori e senti totalmente l'ambiente che ti circonda senza dover togliere le cuffie. Basta togliere le dita e rientra la cancellazione del rumore attivo. Puoi anche cliccare due volte ed entra in una modalità di bassissima latenza che chiamano gaming. Ovviamente è una modalità che predilige la latenza minima rispetto alla qualità audio, latenza che in realtà nella modalità standard non è assolutamente percettibile, e non credo neanche che ti possa servire la modalità bassissima latenza per fare gaming, perché davvero è completamente impercettibile, come se fosse in tempo reale. Naturalmente queste cuffie non sono solamente Bluetooth, perché abbiamo la possibilità di collegarli via cavo, che è in dotazione come puoi notare, così da abbassare la latenza a zero completamente. Il cavo è in silicone morbido, fantastico, è anche resistente, ti permette anche di utilizzare le cuffie senza batteria o con batteria scarica eventualmente. E se utilizzi questa parte toccando tre volte col tuo dito, potrai utilizzare anche l'assistente vocale. Com'è la qualità audio delle chiamate? Sicuramente 4 stelle su 5. Naturalmente si sente che stai parlando da un microfono, dagli auricolari, e non direttamente dal telefono, ma è una cosa normale con un microfono che si appoggia sul tuo orecchio, che non è vicino alla tua bocca. Per quanto riguarda la comodità, prendono 5 stelle su 5. Abbiamo qui dei pad molto morbidi, davvero fantastiche, anche la grandezza è ottima, entra tutto il mio orecchio dentro e non ho un orecchio molto piccolo, quindi non sento nessuna pressione. Le cuffie non si allungano da questa parte, ma si allungano da quest'altra parte. Anche qui abbiamo questo pad molto morbido, molto comodo da questa parte. Sui lati ovviamente non appoggiandosi sulla testa non serve. Anche la pressione, l'ammortizzazione è ottima, quindi rimangono sulla mia testa tranquillamente e si agganciano bene, non si muovono assolutamente, chiudono molto bene tutti gli spazi, quindi anche a cuffie
spenti isolano bene dal rumore. La tecnologia Bluetooth 5.2 ci permette di collegarci a due dispositivi contemporaneamente. Infatti in questo momento sono collegati sia al mio computer che al mio telefono cellulare, quindi se mi arriva una chiamata posso rispondere mentre sto ascoltando la musica sul computer. Posso per esempio guardare un qualcosa, un film su YouTube sul mio computer. Appena clicco pausa e attivo per esempio YouTube o Spotify sul mio telefono, parte subito la canzone con l'altro dispositivo. Come avevo detto all'inizio del video, la qualità audio è strepitosa, sia come qualità del suono ma anche come volume. Come qualità prende 5 stelle su 5, sia come bassi, alti, medi, è fantastico. Dovrai provarlo e capirai di cosa sto parlando. Ma se non ti piace qualcosa, vuoi adattarlo a qualche strumento che stai utilizzando, potrai sempre utilizzare l'applicazione per cambiare la modalità di suono, la predefinita è strepitosa. Purtroppo non abbiamo nessun equalizzatore, ma possiamo utilizzare le varie equalizzazioni predefinite. Una cosa strana che non mi è mai capitata con delle cuffie, specialmente a basso costo così, e l'aggiornamento del firmware, perché appena arrivate mi ha spinto direttamente a un aggiornamento firmware che ho accettato e quindi ho aggiornato. La bassa latenza si può comandare e attivare o disattivare direttamente dall'applicazione, e lo stesso vale anche per le tre modalità, perché prima avevo detto che ci sono tre modalità, in realtà sarebbero una quarta modalità che è la modalità gaming, però che non c'entra con la cancellazione del rumore attivo, che sono in tre le modalità della cancellazione del rumore: attiva o disattivata, o anche la modalità trasparenza, che come ho detto si può attivare con le due dita. La differenza tra la modalità trasparenza e la modalità off, che la modalità off non fa niente come delle cuffie standard, la modalità trasparenza il microfono che si trova qui sotto trasmette l'audio che ascolta dall'ambiente alle nostre orecchie. I pezzi possono sostituire facilmente perché sono a pressione con dei ganci in plastica, che potrai rimettere quelli nuovi sempre a pressione così, molto facilmente, molto semplicemente. Sulla cuffia sinistra non abbiamo nulla, sulla cuffia destra, che è segnata qui con R, abbiamo i nostri tre pulsanti, l'accensione e spegnimento e per l'accoppiamento anche. Abbiamo il pulsante del volume più e meno, se clicchi una volta aumenta il volume, se tieni premuto invece diminuisce il volume. Qui abbiamo il bottone per accendere e spegnere la cancellazione del rumore attiva. Purtroppo queste cuffie non arrivano con nessuna custodia, d'altra parte io non ho mai utilizzato delle custodie per delle cuffie, perché sono ingombranti e quando sei in viaggio ti serve portarli fuori e rimetterli dentro il più in fretta possibile, cosa che non ti permette la custodia. Ma se ci fosse stata, comunque non l'avrei rifiutata, perciò lo devo dire. Per la trasportabilità invece, come vedi, abbiamo la possibilità di girare le cuffie solamente in questo modo e non possiamo girarle da questa parte, quindi possiamo trasportarle così o eventualmente anche così. Esiste in tre colorazioni: colorazione nero-grigia, colorazione bianca e colorazione porpora rosso arancione. Detto questo, come al solito ti lascio link e coupon sconto nella descrizione del video. Se hai delle domande, delle cose, dei dubbi che mi sono dimenticato di menzionare a proposito di queste cuffie, lascialo giù nello spazio commenti. Nel frattempo ti saluto e ciao, alla prossima.